CriptoFacile è veramente gratuito, quindi 1. Lascia like sotto i miei video, 2. Iscriviti qui sotto al mio canale, 3. Condividi il mio canale con i tuoi amici e i tuoi conoscenti. E ti lancio una sfida: se raggiungeremo 5.000 iscritti al mio canale, registrerò per te nuovi video gratuiti di finanza personale, investimenti e mindset. Buona visione! I complimenti. Sì, la prima cosa che voglio farti sono i complimenti, perché acquistando questo fantastico corso, Cripto Facile, hai investito su te stesso e ti sei dato la possibilità di conoscere questo fantastico mondo, il mondo delle criptovalute. Chiaramente su internet è pieno di informazioni di natura tecnica o meno, ma a quali credere, a quali informazioni credere, quindi a quali affidarsi? Ecco, questo è il punto ed siamo qui per questo. Benvenuto a tutti, io sono Andrea Sapio, chi sono? Ho un'estrazione manageriale e attualmente sono qui per compiere questo nuovo passo con te e quello di essere il tuo formatore e il tuo coach. Ma vediamo al sunto, torniamo a noi, a cosa serve questo corso? A cosa serve Cripto Facile? Ecco, Cripto Facile serve a darti gli strumenti per comprendere il mondo delle criptovalute. E sì, tu riuscirai a capire i concetti di base, quindi Bitcoin, la blockchain e tutto il resto, ed entreremo talvolta anche nel dettaglio, ma sempre con termini tecnici molto basilari e comunque spiegati con un linguaggio semplice e molto alla portata di tutti. Ecco, cosa invece non troverai in questo corso? Ecco, sicuramente non troverai paroloni, non troverai termini tecnici, non troverai tutto ciò che rappresenta la complessità nel mondo delle criptovalute. Noi vogliamo un corso semplice, un corso alla portata di tutti, il che non significa un corso banale, ma un corso approfondito, ma senza le complessità che vengono generate poi dagli inglesismi o da quant'altro. Ecco, ma perché questo corso? Perché siamo qui? Siamo qui perché noi vogliamo anticipare un trend del futuro, no? Uno pensa che il mondo delle criptovalute sia ormai già esploso e non sia possibile più salire su questo treno, e invece no, il treno deve ancora partire, il treno è ancora qui. Sai perché? Perché come chi ha investito nelle azioni delle società che sono esplose a inizio degli anni 2000, come Facebook, Amazon, eccetera, eccetera, noi siamo qui, magari non proprio nel primo istante di partenza del mondo delle criptovalute, ma siamo ancora degli early adopter. Ecco, che cos'è un early adopter? È colui che inizia ad utilizzare una tecnologia prima degli altri o comunque tra i primi. E proprio qui mi rifaccio al concetto che non utilizzeremo termini troppo tecnici. Ci sarà anche un glossario alla fine di questa introduzione in cui tu potrai prendere confidenza con i termini più complessi, ma cercherò sempre di spiegarteli e declinarteli con degli esempi alla realtà quotidiana, mia e tua, perché noi siamo qui per imparare e per prendere consapevolezza di tutti quelli che sono gli strumenti delle criptovalute. Non siamo qui per complicarci la vita. Ma quindi se non mi voglio complicare la vita, chi sono? Ecco, io sono una persona che assolutamente non vuole passare per il tuo guru. Io voglio essere uno di voi, uno di noi, e quindi affrontare questo mondo con tranquillità, ma senza banalizzarlo e renderlo comunque il più appassionante possibile, ma anche il più chiaro possibile. Ecco, noi siamo qui proprio perché vogliamo anticipare i tempi, vogliamo prendere questo treno in corsa senza strafare, quindi senza inutili complessità, senza inutile rumore di sottofondo che è dato dalle informazioni poco chiare, dalle informazioni multiple e discostanti tra di loro, e quindi è giusto avere una guida che ti indichi quali sono le informazioni valide, quali non lo sono, e che te le traduca in un linguaggio più alla nostra portata, ma non perché sia qualcosa di impossibile da realizzare quello di seguire diciamo tutti i trend tecnici o quant'altro, ma perché semplicemente non ci interessa. Noi siamo qui per migliorare la nostra condizione economica, per puntare sul futuro delle criptovalute, perché ragazzi, anche la Cina, l'Europa stanno puntando sulle criptovalute. Partirà probabilmente l'euro digitale, la moneta cinese digitale già c'è ed è in sperimentazione, quindi il futuro è questo, sia per questioni diciamo economiche, per semplicità di scambio di denaro, ma anche per contrasto all'evasione fiscale. Quindi sicuramente sono tematiche calde, sono tematiche
che riguardano tutti noi, quindi noi siamo qui proprio perché dobbiamo anticipare i tempi, dobbiamo farci trovare pronti. Vogliamo comprendere la sostanza del mondo delle criptovalute, non tutte quelle complessità che veramente non aiutano a comprendere nulla di tutto quello che è il mondo delle criptovalute, ma ci creano solo confusione e ulteriore frustrazione, il che ci allontana poi da questo mondo. Infatti molti di noi sicuramente sono qui dopo molto tempo che hanno iniziato a valutare se o meno comprendere il mondo delle criptovalute. Questo perché? Perché le informazioni non sono chiare, il percorso non è semplice, non c'è una scaletta di concetti che ci porta a comprendere da zero il mondo delle cripto. Ecco, tu sei qui nel posto giusto, con la persona giusta, ti seguirò e non ti lascerò mai solo nel tuo percorso di crescita. Ecco, per la tua crescita ci saranno anche delle coaching call e un gruppo segreto Facebook. Vedremo nelle prossime lezioni e ti spiegherò quali sono gli strumenti di questo fantastico ecosistema che abbiamo creato per darti supporto e per non lasciarti mai la mano in questo mondo delle criptovalute. Quindi noi, ripeto, vogliamo comprendere la sostanza, vogliamo capire nel dettaglio qual è l'importanza delle criptovalute, non il piccolo particolare che non ci serve conoscere, non siamo dei programmatori. Probabilmente farò anche qualche intervento su come creare una propria criptovaluta, ma non è utile nei fini della comprensione, diciamo, di quello che è l'ecosistema e il mondo delle criptovalute e come il mondo sta andando nella direzione dell'adozione di massa a questo punto delle criptovalute. Bisogna però stare attenti perché in questo periodo soprattutto vedrete online su Instagram, su Facebook, anche dei ragazzini che si sono arricchiti in pochissimo tempo. Capite che è possibile che ciò avvenga, però è anche scontato che non vengano presi in oggetto poi tutti quei casi in cui le persone si sono indebitate per comprare delle criptovalute che poi sono fallite o che non hanno più nessun valore. Questo comunque lo dobbiamo tenere in considerazione, quindi state molto attenti alle mode, perché le mode sono sicuramente da cavalcare talvolta, perché ci sono delle narrative, delle altcoin, cioè le alternative al Bitcoin, che sicuramente possono essere interessanti, però dovete stare attenti perché noi non dobbiamo strafare, è inutile esagerare, dobbiamo avere una psicologia ferrea che ci porterà al nostro obiettivo, che è quello di incrementare la nostra potenza economica e darci anche quella che è la libertà finanziaria che tutti sogniamo. Però ripeto, non si costruisce tutto in poche ore, ma bisogna avere la costanza e la pazienza di attendere che il mondo progredisca e che le criptovalute si ritaglino il loro giusto spazio. Ma quali sono le aspettative che tu puoi avere da questo corso? Parliamo in termini tecnici e in termini pratici più che tecnici. Ecco, tu ti potrai aspettare di conoscere il Bitcoin, conoscere cos'è la blockchain, capire quali sono le principali altcoin, cioè le criptovalute alternative al Bitcoin, quelle che potenzialmente sono di minore importanza, ma non è detto. Saprai muoverti all'interno degli exchange, che sono come le banche delle criptovalute. Sarai in grado anche di scambiare criptovalute tra privati senza dover passare da un ente centralizzato. Potrai comprare e vendere in libertà e detenere in sicurezza le tue criptovalute. Quello che però non troverai sicuramente, e ti avviso già da adesso, non sono i consigli finanziari. Ecco perché, oltre a essere illegale, io assolutamente non voglio passare da guru, perché come ti dicevo, ci sono tante figure, tanti personaggi che si spacciano per guru, che ti dicono compra questa o quella criptovaluta, magari sale anche per un giorno o due il prezzo di questa criptovaluta, tu continui a detenerla, continui a tenerla in portafoglio perché pensi che esploderà e poi in realtà non esplode ma implode e quindi perdi tutti i soldi. Assolutamente no, io ti darò degli ottimi spunti su progetti nuovi, anche sui progetti che sono già in corso, come dicevamo, tra il Bitcoin e altre criptovalute principali. Però non ti dirò mai compra questo o quello e anzi ti invito a diffidare da questi personaggi perché poi la responsabilità è tua, quindi i soldi sono i tuoi e stai molto attento a come gestisci il tuo patrimonio. Quindi ripeto, non è una questione di non volerti dare input o segnali, come qualcuno li chiama, compra questo, vendi questo, vendi quell'altro, ma semplicemente è consapevolezza che tu devi essere in grado di fare gli acquisti e le valutazioni in autonomia, perché siamo qui per imparare. Dopodiché, ribadisco, nulla ci vieta di parlare di alcuni progetti e poi ognuno deciderà in autonomia se sposarli o meno. Ecco,
migliorerai ovviamente quindi anche la psicologia legata agli investimenti. Però anche qui, ti ripeto, nessuno conosce il futuro, quindi bisogna fare in modo di essere consapevoli che cosa vogliamo fare nel momento in cui succederà questo o quell'altro evento. Nessuno conosce il futuro. Questo significa che non ci possono essere guru che ti garantiscono di diventare ricco senza fatica. Può esserci un periodo storico, perché è ciclico l'andamento delle criptovalute, almeno per il momento, quindi anche qui nessuno conosce il futuro. Sicuramente ci saranno dei momenti in cui sarà più facile realizzare dei profitti, perché qualsiasi cosa che acquisti probabilmente salirà di valore, però in contrapposizione a ciò ci saranno sicuramente dei periodi in cui sarà facile perdere tutto, o quantomeno perdere anche fino al 70, 80, 90% del valore della criptovaluta che stai acquistando. La storia insegna. Quindi siamo qui perché abbiamo uno storico. Quindi non ti sto vendendo nulla, ti sto solo raccontando quello che è la realtà. Il Bitcoin è salito di prezzo dal 2010, diciamo, da più o meno da quando è stato creato, 2009-2010, fino ai giorni nostri. Quindi se è passato da pochi centesimi a un dollaro, a 60.000 dollari, a 65.000 dollari, sicuramente è un ritorno annuo di circa il 200% di incremento. Quindi assolutamente stiamo parlando di cose reali, di cose che nessuno può lasciar correre senza dargli il giusto peso, perché così come aziende come Facebook, Amazon e quant'altro, Apple stessa, sono esplose, le criptovalute hanno ancora veramente tanta strada da fare. E quindi anche qualora tu decidessi di non acquistare adesso, perché nulla ti obbliga ad acquistare adesso delle criptovalute, quindi potrebbero non fare per te, oppure la tua situazione economica potrebbe variare e non ti potrebbe permettere di comprare delle criptovalute in questo momento, ma ti dico che in ogni caso questo investimento che hai fatto su di te non è perso. Questo corso ti rimarrà per sempre, perché le informazioni che tu avrai potranno avere un valore anche fra 3 o 4 anni, perché la ciclicità delle criptovalute ti porterà probabilmente a usufruire di queste informazioni anche nel prossimo ciclo previsto al momento di euforia. Quindi chi lo sa, in ogni caso tu sarai preparato, e quindi questa tua preparazione non te la toglierà nessuno. Quindi assolutamente ti devo fare nuovamente i complimenti per aver investito su di te. Quello che ti posso garantire è che tutto ciò che è presente nel corso è stato provato sulla mia pelle. Quindi ho passato delle nottate insonni, ho passato delle nottate con il computer di fianco a me per guardare l'andamento dei grafici o verificare come si muovevano delle criptovalute. Ovviamente quando uno impara ha la necessità di comprendere effettivamente tutto ciò che succede intorno a noi, e io quello che voglio trasmetterti tramite questo corso è che condenserò tutte queste conoscenze acquisite nel corso del tempo in un percorso guidato, mirato, in cui ti farò la sintesi di tutte queste voci, informazioni che puoi trovare online ma che poi non hanno un filo logico o sono troppo complesse da apprendere, e quindi uno non le apprende perché lascia perdere, perché è troppo complesse. Non tutti possono passare la propria vita appresso le criptovalute a imparare i termini tecnici o quant'altro, abbiamo tutti altro da fare. Di conseguenza questo corso è studiato per darti il giusto supporto senza strafare, ripeto, senza inutili complessità, senza creare quel rumore di fondo che ti dà delle informazioni contrastanti che poi ti portano a lasciare perdere. Le coaching call inoltre ti daranno la possibilità di affrontare le tue personali situazioni, quindi affrontare one to one quelle che sono le tue domande multiple, perché per le domande singole ci sarà anche un help desk dedicato a chi ha necessità di un piccolo chiarimento qui e lì. Quindi siamo a disposizione, ci sarà anche un gruppo Facebook segreto dove addirittura ci sarà la possibilità di usufruire di contenuti aggiornati, quindi assolutamente il corso è completo e c'è un ecosistema a tua disposizione per metterti a tuo agio e sfondare in questo mondo. Io sono Andrea Sapio e ti do nuovamente il benvenuto in Crypto Facile.